Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie per tutto quello che sta succedendo, che è veramente un risultato enorme di un lavoro di gruppo che ha coinvolto, possiamo dire, tutta Italia, Marco. Assolutamente. Allora, oggi siamo qui per parlare di un libro straordinario. Si tratta di Teste di Zucca 2. Dove nel testo di Zucca 1 ti vogliamo raccontare brevemente che cosa è successo. È successo che Filippo, che ha avuto un approccio con la scuola un po' violento, come tanti altri bimbi, è stato vittima di bullismo. Queste esperienze, però, perché lui era inserito in un contesto di rete, lo possiamo dire, di eccellenza, e non mi riferisco chiaramente solo alla famiglia, ma ai professionisti che ti hanno seguito, tutte queste esperienze gli hanno consentito di crescere. Attraverso la sua sofferenza lui ha elaborato dei passaggi di crescita. Il risultato è stato questo libro che ha avuto un successo inatteso, Teste di Zucca. Abbiamo incontrato questa casa editrice meravigliosa, Lucia, come si può dire, una casa editrice indipendente, che ha creduto nel progetto e lo ha reso realtà. Mi hanno parlato in tutta Italia, veramente. Andrea, se vuoi aiutarci a mandare le foto del simbolo della popolarità di questo progetto, addirittura ne hanno parlato in un'edizione nazionale. Da lì è venuta l'idea di creare un concorso. Il concorso ha permesso a tante scuole in tutta Italia di organizzarsi, di raccogliere il messaggio, e oggi avremo delle maestre che hanno lavorato in questo senso in maniera eccellente, e ci sono stati dei racconti che sono proprio il frutto di questo impegno. Hanno vinto il concorso e sono stati pubblicati nel seguito di Teste di Zucca, che è proprio questo. Adesso torniamo in diretta. Eccolo qui, Teste di Zucca 2. Questo Teste di Zucca 2 non è omogeneo come il primo, ha racconti di autori diversi. Pensate che ci sono stati laboratori, questo lo racconterà Monica Fiorin della Radio 30, con bimbi di 2 anni che hanno partecipato. Quindi è un libro assolutamente vario, ricco di idee che si sono messe insieme per combattere l'immaginazione di una e quindi l'integrazione, l'inclusione sono tutti concetti che si sposano con i nostri ideali di persone, di genitori, di professionisti. Questo libro è proprio il pilastro alla spiegazione è anche un progetto social perché noi abbiamo scelto di donare il ricavato delle vendite a Tenuta Vecchio. Che cos'è Tenuta Vecchio? Allora, E cos'è Tenuta Vecchio? partiamo da Cascina Blu. Cascina Blu nasce perché io sono genitore di bimbi autistici, ho 4 figli,
figuri autistici, due gemelli di 13 anni, e per loro nasce il progetto di Cascina Blu. Nasce per loro, poi è stato seguito da tante famiglie, tante in associazioni, tante al di fuori della situazione che comunque si sostengono e ci danno questi aiuti. Nasce perché evidentemente c'è bisogno assolutamente di costruire una struttura per i ragazzi, un qualcosa che si autosostiene nel momento in cui realmente non ci saremo più o comunque non potremo farlo. Diciamo così. Nasce Cascina Blu. Cascina Blu è una onlus, esiste in provincia di Lecco, sul territorio dà tutta una serie di servizi alle famiglie e come aiuto, come mediazione, come sostegno, e tratta principalmente autismo, però noi siamo rivolti comunque a tutte le neurodiversità. Quindi, ove c'è un'esigenza diversa, un'esigenza, una fragilità, o comunque una qualunque esigenza, noi ci siamo, siamo presenti. Dopo questo, abbiamo il progetto che nasce comunque in agricoltura, laddove al nord, diciamo, ci sono delle complicazioni climatiche, delle complicazioni relative alla burocrazia, delle complicazioni comunque grosse, che non ci hanno consentito di andare così rapidamente come speravamo, come desideravamo. Quindi abbiamo comunque un percorso. Manteniamo progetti assolutamente, in Italia e anche all'estero. Pensate che stiamo organizzando un corso di formazione specifico per l'autismo, le esigenze dell'autismo, con la concorrenza di limiti cognitivi in Pakistan. Sì, abbiamo già collaborato a novembre con queste associazioni, quindi possiamo dire internazionalmente. E cosa abbiamo fatto? E perché noi ci siamo, diciamo, trasferiti qui in campagna? Allora, a seguito di un evento che abbiamo fatto in napoletano, Special Pizza for Special People, questo a ottobre dell'anno scorso, con un amico mio di infanzia, il quale è l'intervento dei terreni che ha messo a disposizione dell'associazione per un bel progetto in agricoltura, abbiamo assolutamente deciso che forse era il momento di svolgere e chiudere e unire le forze in modo che questo progetto nostro potesse andare avanti. Posso interrompere? Certo. Perché è carino, scusate, mi piace tanto questa cosa, io come lo so dentro. Lo sapete che è Halloween e noi ci stiamo collegando dalla provincia di Benevento, è bellissimo questa cosa. E abbiamo le streghe fuori dalla finestra. E questo terreno dal quale nasce Tenuta Reggezio è a Pietrelcina, quindi chi di voi devoto a San Pio conosce insomma la zona e sa di cosa stiamo parlando. Quindi diciamo che è stato anche accolto dal territorio, bene, attento alle esigenze, sì, della neurodiversità. Per esempio, abbiamo proposto delle attività quando tutto tornerà, insomma, si spera, alla normalità, di assistenza alle famiglie che hanno congiunti con esigenze speciali e che non riescono, per esempio, a venire a recarsi qui per motivi spirituali, personali, ora al di là di come la si pensi, perché non sanno come poter gestire le esigenze dei loro cari. E noi stiamo organizzando progetti anche in tal senso. Abbiamo dei progetti, no, se permettete, Andrea, tu strilla, mi se faccio una cosa sbagliata, di presentarvi il nostro team Cinofilo, Filippo Joker. No, Filippo non se ne va. Ecco, aspetta Andrea, facciamoli vedere dal vivo un attimo e poi mandiamo le foto, perché lavorano tanto i nostri collaboratori Cinofili, lavorano tanto e poi adesso riposano. E se poi tu mandi le foto mi fai contenta. Abbiamo una cucciola che è la nostra new entry, che è Susanna Cattapanna della Monade, che è proprio sarda di Cagliari. Allora, prima che Marco concluda il suo discorso, volevo chiedere a Filippo, sta impersonando in questo momento Joker, quindi è molto serio, chi conosce tutto il progetto sa Filippo è un ragazzo, ormai è diventato un ragazzo autistico,
assolutamente fiero della propria neurodiversità, ma in questo momento il suo volto serio è determinato non dalla condizione neurologica, ma dal personaggio. Ok, Filippo Joker. Vuoi dirci proprio brevemente in 30 secondi, perché abbiamo già un po' sforato? Che cosa ne pensi di Testi di Zucca 2? Anche da questo bellissimo, tanto per riuscire a fare qualcosa di veramente bellissimo. Chi conosce i racconti di Filippo noterà una sua maturità. 5 racconti di Filippo sono pubblicati in questo libro, e chi conosce l'horror saprà anche che cosa ha letto Filippo. Non lo diciamo. Filippo, vuoi lanciare tu il prossimo intervento? Scusate, dimenticavo una cosa importante. Tenuta Vegezio è già attiva con la sua produzione. Andrea, mi aiuti mandando i nostri spot, perché qui siamo tutti in famiglia, no? Allora, sono le foto di Edo. Edoardo è uno dei gemelli dei miei figli autistici. E mando assolutamente le foto dei miei figli e non di altri, perché per una questione di privacy. Lui, vabbè, in questa foto raccoglie i pomodori, in un altro cucina, in un altro Giulio studia, quindi gli diamo una mano diciamo nella quotidianità. Che cosa rappresentano queste foto, Marco? Allora, noi rappresentano assolutamente il nostro progetto di utilità sociale. Servirà perché? Perché dobbiamo assolutamente rendere autonomi questi ragazzi, dobbiamo inserirli lavorativamente, e dopodiché seguirà l'aiuto nella didattica, nella mediazione, nel sostegno della famiglia, come dicevo, e quindi tutto quello che è il nostro progetto. Ecco, questa è la nostra campagna. Esatto, no? Questa è la nostra campagna, questa è la parte commerciale di utilità sociale. Stiamo creando tutta una rete di vendita, perché logicamente il progetto deve autosostenersi, quindi quello che poi verrà coltivato in agricoltura, trasformato. Già noi abbiamo tutta una serie di prodotti sotto olio, sotto aceto, freschi, già pronti, anzi sosteneteci, sì. Guardateli, ordinateli, provateli e diteci che sono buoni. Perché tutto quello che noi riusciamo a fare grazie a Tenuta Vegezio, a questi prodotti meravigliosi della Terra Campana, andrà a sostenere l'inserimento concreto lavorativo delle persone che hanno bisogno di un sostegno, di una meta di mediazione. Dicevo, siamo in famiglia, perché la modella della campagna è la mia figlia Rebecca, la sorellona di Filippo. Ok, abbiamo sforato forse di un minuto. Qualche minuto, sì, va bene. Lascio la parola a un'altra grande protagonista di questo progetto, che è la radio SP30. Monica, ci racconti qualcosa di questo? No, ho sbagliato. Vedete che sono speciosa. Prima di Monica, Andrea, tu mi devi bloccare. Marco, il presidente di Peter Pan Onlus, che ospita questa trasmissione, questa presentazione sulla sua pagina di Facebook con tutti i suoi contatti e con la... insomma, vedi, sono troppo emozionata. Adesso mi stringerò. Sono troppo felice di questa collaborazione, perché le nostre collaborazioni sono sempre state molto molto belle. Marco, tu mi perdoni, vero? Ma quando mai? Luisa, con Luisa è da tanto che facciamo attività insieme, per cui ci fa solo piacere ospitare questa presentazione. Questa presentazione di questa idea, che come sempre arriva in realtà da una rete, ma è curata da Luisa, dai figli e da Marco Ilviri, nel caso specifico di Cascina Blu. Un'iniziativa interessantissima, che poi è stata finalizzata ancora meglio, nel senso che i contributi verranno utilizzati per scopi sociali. Quindi per noi è solo un piacere. Due parole sulla Peter Pan. La Peter Pan è un'associazione che ha 20 anni e si occupa di persone con autismo o con disabilità neurologiche, si occupa di tre cose fondamentalmente: di sensibilizzazione, formazione e poi un servizio diretto, che è la casa di Peter Pan.
ci piacerebbe collaborare con tutti voi anche in questo progetto, con la casa di Peter Pan, con i nostri laboratori di produzione e con quello che possiamo apportare. Ma in realtà noi ospitiamo questa presentazione per ringraziare tutti voi per quello che fate bene e con tanta allegria sempre. Grazie mille Luisa. Grazie. Grazie Marco, tu sei, oggi l'abbiamo detto con Andrea, veramente un modello umano, quindi insomma io non trovo le parole per ringraziarti. Ogni volta che abbiamo proposto qualcosa, vabbè, noi proponiamo cose bellissime, però è vero che tu sei sempre aperto la porta, sei sempre detto di sì, quindi grazie. Perché sono buone idee. Siamo felicissimi, insomma, anche le vostre sono meravigliose e fare tutto questo in mente, secondo me, è un valore aggiunto. Ecco, adesso tocca veramente a Monica, vero Monica? Dimmi che succede. Monica ha perso la linea. Monica ha perso la linea. Va bene, facciamo, avevamo detto, andiamo avanti, siamo in diretta, andiamo avanti, quanto più Monica ci racconterà, intanto ve lo anticipo, che cosa ha fatto la Radio ST30 per noi. La Radio ST30 fa parte di un'associazione che si chiama Civico 2, attiva nel sociale, e Monica Fiorin ha tenuto con me i primi laboratori di scrittura oro del testo di Giusca. E dai primi due, uno presso la biblioteca di Magenta e uno presso una libreria di Vimo Tecne, se non sbaglio, sì, sono nati grandi. Bravissimo. Sono nati dei lavori meravigliosi, frutto del lavoro di tanti bambini, delle idee in diretta dal vivo di tanti bambini di età diverse e condizioni di lavoro diversa. E la radio ha pubblicato online, ha registrato in maniera proprio di sotto forma di volontariato, insomma, proprio perché credeva nel progetto, ha registrato questi due audio file e hanno avuto talmente tanto successo che sono stati inseriti nella radio. Intanto aspettiamo Monica, magari riesce a collegarsi un pochino tra un pochino, e quindi a questo punto vogliamo ascoltare Filippo e vogliamo sentire che cosa ci raccontano di questa esperienza altri protagonisti di questo viaggio meraviglioso. Abbiamo un video dei vincitori della categoria gruppi. Ciao, io sono Nicolò, volevo ringraziarvi per aver organizzato il concorso. Ciao, io sono Elia, ci siamo divertiti a scrivere il libro. Ciao, io sono Matilde, è stata un'occasione per conoscerci meglio. Ciao, io sono Vittoria e infatti abbiamo anche giocato. Un saluto a tutti, in particolare a Filippo e Luisa. Ciao. Meravigliosi ragazzi con tante esigenze diverse che sono stati ben guidati e sono riusciti a creare un buon lavoro. Tanto che un giornale locale della loro area, la Sentinella del Canavese, abbiamo anche la foto, ieri ha pubblicato un articolo ed è un articolo meraviglioso perché, Andrea, abbiamo la foto, vero, della pagina, perché coglie proprio il valore dell'intero progetto. Ecco, l'articolo ha anche la foto di questi quattro autori, perché ormai sono autori, ripeto, il fatto che i libri ormai si parla di due, e poi vedrete forse anche di tre, sono libri veri pubblicati da una vera casa editrice. Rappresenta anche questo un arricchimento incredibile. E la giornalista, che ringrazio qui pubblicamente, ne ha proprio colto il senso. Abbiamo adesso anche
la testimonianza. Di un po' di musica che ci sta bene. Abbiamo la testimonianza di due maestre, è vero, correggetemi se ho sbagliato ancora. Due maestre che ci raccontano questa loro avventura. Tiziana, se non sbaglio, Tiziana Biondi. Eccola. No, maestra. Io sono Daniela. Allora, maestra Daniela. Ma ragazzi, no, che volete? Sono troppo felice, oggi sbaglio. Ecco Tiziana. A chi tocca per prima? Tiziana. Secondo la scaletta a me. Bravissima. E sono anche contenta perché sono molto emozionata e sostanzialmente ti, quindi è una prova per me. E ovviamente avrei preferito essere presente, fare tutto questo in presenza insieme ai miei ex alunni, e quindi parlo a nome loro, vi racconto un po' come abbiamo prodotto il nostro racconto. Il lavoro è partito prima di tutto per i test di zucca. Ah, intanto vi dico, sono l'insegnante dell'Istituto Comprensivo Centro Migliorina Motto di Viareggio e gli alunni appartenevano alle classi quinta A e quinta D della scuola primaria Pugli. Insomma, siamo partiti dalla lettura di Zucca e soprattutto abbiamo conosciuto Filippo proprio guardando quelle interviste di cui avete mostrato le foto all'inizio. I bimbi, questo è stato proprio una scoperta che ha generato meraviglia, perché in genere sono abituati a leggere libri di vario genere, ma scritti da altri. Per loro conoscere Filippo in questa modalità e dire che era un bambino come loro, essere l'autore di questo, questi racconti, è stato veramente una grande spinta e una scoperta che li ha motivati lungo tutto il percorso e ha permesso anche a loro di approcciarsi al libro in maniera diversa, di iniziare a vedere il libro non come una cosa solo da adulti. La partecipazione poi al concorso ci ha permesso di riflettere maggiormente su tutte le tematiche che appunto tratta, come la paura, la relazione con gli altri, il bullismo, ma soprattutto anche la capacità di ritrovare le proprie forze e scoprirle anche le proprie forze e di andare avanti. E è anche importante appunto il fatto di fare della scrittura un esercizio fine a se stesso, ma di farlo uscire, appunto, esce dal quaderno, esce da scuola e in questo caso entra a far parte di un libro. Ecco, credo che per loro questo sia il massimo. E come abbiamo realizzato il nostro racconto? Utilizzando tecniche creative e collaborative. In pratica hanno individuato e caratterizzato insieme i personaggi, l'ambientazione, ma il risultato finale è come una delle diverse possibilità, delle diverse storie. Vedendo un commento di una mamma, mi emoziono, io sono anche molto emotiva. È una delle diverse possibilità appunto delle storie che possono uscire da un libro gioco, perché in pratica le due sezioni hanno creato diversi sviluppi e volta in volta, di paragrafo in paragrafo, in pratica venivano fatte, i bambini sceglievano. E com'è che facevano le scelte? Non tanto per votazione diciamo secca, ma proprio nasceva da una discussione collettiva. In questo modo non è stato veramente escluso nessuno, ognuno di loro ha partecipato alla stesura, cioè il risultato finale è veramente il risultato del contributo di tutti. Una nota molto bella è il fatto che la notizia appunto del fatto che eravamo stati selezionati tra i racconti è arrivata durante il periodo della didattica a distanza. È anche un periodo piuttosto pesante, perché dopo un primo momento piuttosto leggero, dove i bimbi erano anche un po' sorpresi dalla novità della didattica a distanza, iniziavano a sentire invece la pesantezza delle relazioni a distanza.
e questa notizia, e quindi il beneficio di questo progetto della partecipazione a concorso. Sul più bello la maestra ci ha lasciato con la suspense, ma qui siamo proprio veramente nel clima horror. Allora qui ci sono suspense, cambi di programma, è bellissimo. Va bene, grazie infinite, perché era proprio questo il senso del progetto. Finalmente ecco, è tornata la maestra. È andata via la connessione. Ecco. Non sono rimasta. Niente, alla conclusione, che è il bello della conclusione. Se mi permettete, ecco, la cosa a cui tengo, vorrei salutare un attimo, proprio dire il nome di tutti i diversi bimbi che hanno contribuito, e con questo vi saluto. Sì. Posso? Sì. Allora, Fabio, Stefano, Giulia, Filippo, Davide, Vittoria, Alessio, Noemi, Arina, Viola, Sara T, Sam, Insaf, Giorgia A, Giorgia B, Francesco, Sharon, Niccolò, Pietro, Greta, Rebecca, Matilde, O'Neill e Nicola. Spero di non aver dimenticato nessuno, e grazie veramente a voi per questa grande opportunità. Grazie, non mi viene da piangere perché... Anch'io, eh! No, perché sono nomi veri di persone vere, esce tutto dalla nostra casa e arriva nelle vostre, quindi io mi commuovo. Ok, scusate, adesso tocca davvero alla maestra, la maestra Tiziana, giusto? Daniela. Okay. Buonasera a tutti, io sono la maestra Daniela, maestra Dani mi chiamo, perché ormai da qualche anno i bambini qualche anno fa mi chiamarono maestra Dani e io continuo a tenere questo soprannome, che ormai me lo tengo gelosamente per me e lo propongo sempre davanti a tutto. E io sono una collega di Tiziana, comunque lavoro nella stessa scuola, a Don Sirio Politi, dell'Istituto Comprensivo Centro Migliarina Motto. Accanto a me c'è anche Chiara, come vedete, una ragazza che l'anno scorso mi ha aiutato tantissimo, una ragazza che ha fatto il sostegno in classe mia, è stata una collaborazione fantastica. E anche io devo ringraziarvi, perché ci avete dato la possibilità veramente di far entrare i ragazzi all'interno di un lavoro che già loro, noi in classe facciamo, no? Sempre tutti questi lavori di condivisione, di scrittura, il testo dell'horror, affrontare tutte quelle emozioni, come la paura, che comunque sia fa parte dell'emozione di tutti noi, e dei ragazzi maggiormente a volte non riescono nemmeno a spiegarsela, noi bambini della scuola primaria. E devo dire che questa opportunità è stata grandissima e ci ha dato la possibilità anche di mettere in pratica tutta una serie di lavori che io già da tempo facevo insieme alle mie colleghe di scrittura digitale, per cui noi scrivevamo già questo, diversi testi usando delle strategie digitali, come possono essere la condivisione di testi, di file, e noi proprio così abbiamo realizzato il testo che troverete lì dentro il libro, quindi il tesoro del cartello maledetto. E noi a gruppi con i bambini in classe abbiamo realizzato tutte le varie parti della storia usando i tablet, quindi abbiamo fatto tutte le varie scritture, e in queste circostanze tutti i bambini, anche chi aveva magari problemi di scrittura, chi era più timido, chi aveva magari paura di non avere le idee giuste, perché l'idea di scrivere un libro magari all'inizio li preoccupava, no? E quindi loro hanno dato il massimo e sono riusciti in questo modo a contribuire in modo digitale alla stesura delle varie parti del testo. Poi a casa loro hanno potuto rivederlo e quindi l'hanno condivisa anche con le famiglie, perché è stato bellissimo anche questa cosa, che è stata la condivisione con le famiglie, è stata proprio bellissima.
e poi in classe insieme con l'uso della LIM, la lavagna interattiva, abbiamo assemblato le varie parti, abbiamo costruito il nostro test e poi insomma, lo abbiamo spedito. È stato emozionante vedere il risultato, mi collego alla collega Tiziana in momenti di didattica a distanza, è stata veramente un'emozione forte per noi, no? I bimbi sono stati veramente molto felici. Ora purtroppo quest'anno io non li posso toccare perché sono alle medie, quindi non li posso vedere personalmente, però insomma ho condiviso con loro questo momento e avrei voluto averli qui con me, però non è stato possibile. Ecco, però ci tengo a dire che un po' il contenuto del testo, un po' l'opportunità, il contenuto, quindi la diversità, perché noi ci siamo letti tutte le storie di Testa di Zucca, numero uno, prima di cominciare a fare, perché prima dovevamo conoscere tutto quello che c'era dietro, quindi ci siamo letti tutti i testi a rotazione, avevamo il libro in classe. E poi dopo abbiamo provveduto a scrivere il nostro testo, che te lo dedichiamo Filippo, è tuo. e questo insomma ci tengo a dire del discorso dell'inclusione, per noi è stato veramente un momento importante di riflessione e poi metterla in pratica. Ora Chiara vi dice qualcosa anche lei, che lei ha vissuto questo lavoro insieme a noi. Salve, buonasera, io sono Chiara e sono stata l'insegnante di sostegno e ho partecipato a tutta la stesura del progetto. E vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato, perché comunque, come già ha detto la collega, è stata veramente un'opportunità per poter procedere con un percorso di inclusione a tutto tondo. E infatti anche i bimbi che comunque avevano difficoltà per svariati motivi, quindi... non mi piace nemmeno etichettare il perché. Non ci piace neanche difficoltà, che avevano esigenze diverse. Bisogni differenti. Bravo. Hanno avuto la possibilità di manifestare appieno tutte le proprie caratteristiche. E secondo me questo dovrebbe essere comunque lo scopo cardine attraverso cui comunque far passare messaggi all'interno della scuola, ma anche all'interno di una società che è sempre più complessa e che dovrebbe essere sempre più attenta a tutte le caratteristiche, a tutti i modi di procedere, di analizzare il mondo. E io ho visto personalmente, la collega lo può testimoniare, come tutti veramente hanno dato il proprio contributo, valorizzando l'opinione propria e altrui, perché comunque abbiamo fatto anche tutta una parte di condivisione, quindi di dialogo, di costruzione della storia insieme. E posso affermare che secondo me il percorso comunque ha sottolineato e ha implementato anche quelle che erano le soft skill, perché non sempre in una classe è semplice riuscire a creare un clima, un'atmosfera, una comfort zone dove i bimbi possono esprimersi liberamente. E niente, quindi io sono super felice di aver partecipato a questo progetto in condivisione con la collega con cui ho svolto veramente un lavoro secondo me eccellente e che mi ha fatto crescere anche me, detto sinceramente. Quindi siamo cresciuti insieme ai bimbi nella stesura e nella poi pubblicazione. I bimbi erano super entusiasti quando hanno scoperto appunto di essere autori comunque di una parte di un libro importante. Quindi anche io ringrazio Filippo per l'opportunità che ci ha dato e penso che questo messaggio debba essere comunque al mondo e quindi vi ringrazio. Grazie. Colgo l'occasione, spero che mi vedano i miei bimbi, di abbracciarli tutti. Esatto, e di dargli un bacio. Assolutamente sì, come dice Giorgio Molteni, che è il maestro di Filippo, adesso Filippo lo diciamo per correttezza, è seguito qui anche dalla insegnante Dina Caliro, e Giorgio Molteni dice sempre: non sai quante cose imparo insegnando. È vero. Ricordato proprio. Omodum docet disco. Dopo la citazione. Va bene. Era quella. Era una citazione colta che è uscita anche questa in stile alla. Quindi ci sta. Ok, allora adesso abbiamo un'altra testimonianza. Questa volta non dai gruppi, ma dalla categoria adulti. Abbiamo una giovane autrice che aveva già pubblicato qualcosa in fantasy, vero Giulia? Che è molto sensibile alle tematiche della neurodiversità per una sua storia personale.
perché ha inviato un racconto particolarissimo. Noi le abbiamo girato la motivazione della, sì, del premio e lei si è commossa. Giulia, raccontaci. Ah, Giulia, non ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Giulia, è un problema del suo microfono. Il problema del tuo microfono, Giulia. Hai il microfono disattivato, forse? Sì, attiva il microfono. Attiva il microfono. Attiva il microfono. Noi vogliamo ascoltarti, Giulia. Il tuo racconto ci ha mandato in una crisi creativa, però. Ecco, forse ci siamo riusciti. Prova. Rimane la connessione. No. Ecco, ho sentito. Buonasera. Eccoci. Vai, Giulia. Perfetto. Niente, non si sente. No. Purtroppo non sentiamo, non so se siamo noi, ma no, penso. No. Sì, Giulia, ecco, insomma, buonasera a tutti prima di tutto. E sono Nicola e Giulia. Ho 23 anni, quindi sì. Non mi sentite? Adesso sì. Ti sentiamo a tratti. Mi sentite ora? Ora sì. Ho rotto? Ci sono? Come va? Ora ci sono riuscita? Prova. Mi dovreste sentire. Sì, finalmente. Quindi diciamo come un fantasma. Mm. Non mi sentite, non va? Non so se un... di connessione magari. Giulia, prova, mi sono messa dove prende di più e il massimo diciamo che posso fare. Ora mi sentite? Vai, vai. Ok, vai. Perfetto. A tratti proprio? Ok, grazie. Allora, se riuscite a sentirmi, perfetto, la mia risposta alla dottoressa appunto è che sì, in realtà faccio parte qui con un racconto più che altro perché anche data a partecipare e a provare dalla dottoressa Di Biagio, dalla... non mi sentite più. Giulia, vuoi scrivere qualcosa? Scrivi due frasi e ce le fai vedere su un foglio, perché dobbiamo trovare il modo per superare questo problema di comunicazione. Okay. Sono stata invitata a partecipare al concorso dalla dottoressa perché in realtà volta che partecipiamo insieme, insomma, e infatti l'altra volta ho partecipato con lei.
Sì, ve lo racconto. Giulia ha collaborato ad un altro progetto insieme agli Angeli. Va bene, che è andato a sbirciare. Si chiama Il Baule dei Tesori, una raccolta di favole per bimbi più piccoli. Niente, non riuscite. Una cosa anche Filippo. E Giulia aveva già scritto. In realtà è la seconda volta che collaboriamo insieme con la dottoressa e anche con Radio SP30. Ah, Giulia, sei sparita. Va bene, Giulia vi stava raccontando che aveva già collaborato con noi, con i nostri progetti, aveva scritto una bella fiaba in un'altra raccolta e quando ci siamo sentite prima di organizzare questa diretta, lei era emozionatissima. Mi dispiace tanto, insomma, che il collegamento non abbia retto, però noi siamo stati comunque felici di averti, Giulia. Faremo in modo di non lo so, ma vediamo, vediamo, proviamo a fare questa cosa. Giulia, che mi sta chiamando? Eccoci Giulia, prova a dire una frase sola, ti metto vicino al microfono, vuoi salutare, vuoi raccontare velocemente? Breve, breve, sentono sì, la tua voce. In realtà volevo raccontare anche la seconda, ci vado con la... No. Ed è stata un'esperienza... È proprio la sua linea. Giulia, noi non ti sentiamo, ho sentito solo un'esperienza bellissima, ovviamente. Ovviamente. No, perché questo è WhatsApp. Se fa una telefonata, la mettiamo in viva voce. Fai una telefonata, ti mettiamo in viva voce. Aspetta, proviamo. Ultimo tentativo, signori, abbiate pazienza. Ci riusciremo. Ci riusciremo. Giulia, abbiamo una piccolissima possibilità di ascoltarti perché sei un'autrice giovanissima e i giovani autori vanno letti e ascoltati. Un attimo che ci proviamo. Eccoci qua, stiamo provando a chiamare Giulia. Proviamo. Il microfono sta in un punto, l'importante è capire. Stiamo trasferendo la tua chiamata. Non ce la facciamo. Vabbè, è andata così. Poi organizzeremo un altro incontro. Andrea, aiutami, se non sbaglio, quindi salutiamo Giulia, la ringraziamo per aver partecipato al concorso. Grazie Giulia. E adesso dobbiamo parlare di questo concorso che ci è piaciuto tanto. La casa editrice creativa Barra di Sensi, con la quale insomma, stiamo facendo delle cose bellissime, molto è gestita da persone molto intelligenti. Sta organizzando anche qualcos'altro, ve lo facciamo dire da un gruppo speciale. Andrea, se non sbaglio, spero stavolta di non sbagliare, è arrivato il momento di un saluto particolare, il saluto della classe attuale di Filippo. Certo. Ciao, noi siamo la classe seconda media di Pago Veiano e siamo molto felici di avere in classe con noi Filippo e di partecipare all'inaugurazione del suo nuovo libro. Teste di zucca 2. Teste di zucca 2. E sapete qual è la novità? La novità è che questo libro ha avuto un tale successo che la casa editrice propone Teste di zucca 3 per l'anno prossimo. Come si fa a diventare autori come gli altri ragazzi che hanno partecipato al concorso precedente? Ci si deve iscrivere al nuovo concorso. Però, voi della classe di Filippo, insieme a noi di Cascina Blu, che siamo contentissimi e lieti di offrirvi questa idea, questo laboratorio di scrittura che vi consentirà di fare il vostro racconto horror che verrà pubblicato in Teste di Zucca 3. Non dovete farlo solo voi, dobbiamo dire a tutte le scuole d'Italia di partecipare al concorso. Però aspetta, spieghiamolo meglio che cosa succede. Cascina Blu offre alla classe di Filippo un laboratorio di scrittura horror. Siccome voi siete la classe di Filippo, siete stati gentili. Cascina Blu vi offre un regalo. Vi offre il laboratorio di scrittura. In realtà lo offre a tutta la scuola. Però la classe di Filippo ha, diciamo,
dei punti in più. Un bonus dei punti in più. Cosa succede alla classe di Filippo? Il racconto che scoprirete verrà direttamente pubblicato in Teste di Zucca 3. Un libro vero, esattamente come questo. E non il precedente. E come il precedente. Quindi voi siete fuori concorso, siete felici? Sì. Cosa devono fare gli altri ragazzi in tutta Italia, ma anche all'estero, l'importante è che scrivano in italiano, per partecipare anche loro a questa iniziativa? Se loro volessero essere come voi autori nel nuovo libro, cosa devono fare? Partecipare. Vogliamo dire a tutti i ragazzi d'Italia, iscrivetevi, ok? E anche dell'estero, eh? Al mio 3 diciamo iscrivetevi. 1, 2, 3. Iscrivetevi. Ok, dai. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci, è stato un po' complicato anche qui avere tutte le connessioni. Abbiamo fatto, penso, 6 prove. Che cos'è, Marco, questa bellissima locandina che vediamo? Gli occhiali, che vedete? Allora, questo è il bando di concorso per il nuovo libro. Lo avrete, andrà in giro, lo troverete su internet, lo troverete ovunque. Quindi l'unica cosa che vi possiamo dire è iscrivetevi, partecipate. Non dovete ammazzare nessuno, dovete solo raccontarlo, però partecipate e divertitevi. E c'è una novità quest'anno, perché ispirati dagli amici di Faccia Vista, assolutamente, e gli amici di Angeli di Ninfa, che si occupano di educazione artistica per le persone con esigenze speciali da tanto tempo, quest'anno il concorso, mi rimandi la locandina Andrea, perché non è soltanto un concorso di letteratura, quindi non abbiamo solo... dove sei Filippo? Non abbiamo solo i racconti da valutare, ma anche opere d'arte. Sì. Di qualunque tipo. Pittura, statue, scultura, pittura. Tutto quello che volete. Tutto quello che vi ispira. Ci sono delle regole. Un'equipe di esperti le valuterà. Abbiamo degli... Degli artisti anche importanti. Che... Assolutamente. Pittori, scultori. Guarderanno le vostre opere, saranno valutate e saranno premiate. E che cosa succederà ai vincitori? I vincitori della sezione racconti vedranno anche loro il racconto inserito in un libro vero, cartaceo, pubblicato da Creativa. E i vincitori invece... della sezione arte figurativa vedranno le loro opere esposte in una galleria virtuale ed è secondo noi una cosa meravigliosa. Sì. Benissimo, allora noi ci aspettiamo tante iscrizioni. Adesso è arrivato un momento toccante e vorrei che Marco... Perché è bello, è emozionante, perché noi siamo abituati a lavorare, ecco, è una cosa che dico sempre... di Marco, verissima, e che ammiro tanto, è che davanti a tante reazioni difficili di genitori che fanno fatica ad adattarsi alle esigenze di figli diversi, ecco, invece la famiglia Elmiri accoglie le diversità. 4 figli, ognuno diverso dall'altro, accoglie queste diversità con grande... non solo amore, perché quello c'è anche... Con normalità. Sì, esatto. L'utilizzo buono del termine normale è proprio questo. Non vuol dire che non ci sia amore in chi fa fatica ad adattarsi. Ecco, assolutamente. No. È l'unico modo in cui si può... È l'unico modo in cui possiamo parlare di normalità. Maniera buona. Assolutamente. La normalità va benissimo. Mica i nostri figli sono anormali. E invece sì, sono anormali e questo è buono. Sono speciali. Allora, Andrea, ci mandi la testimonianza di Marco e Giulio? Sì. Sai che ho fatto? La tua storia che mi hai raccontato, che abbiamo registrato col telefono, papà l'ha fatta mettere in un libro, che è questo qui.
Vedi questo libro? Sì. Questo qua, in questo libro, c'è un tuo racconto. Sì. E questo tuo racconto, lo sai che abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto diventare un piccolo film che parla di te, di Felix e della Mazza Porcelli. Ti piacerebbe vederlo? Sì. Lo vuoi? Sì. Ah, e allora te lo faccio avere o te lo porto io appena vengo? Dire? E questo lì. Ciao a tutti, comprate le teste di zucca. Ciao amore, ciao, ciao. Dove è Luisa di Diaco? Ciao Vito. Ci ciao. Sentiamo domani, grazie. Ciao, tanti saluti. Ciao, qua, sono Luisa. Qui. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Dove è ambientato Luisa di Diaco? Dove è ambientato It? It? Negli Stati Uniti Negli d'America. Stati Uniti d'America. Ciao amore, grazie. Ciao belli. Ci sentiamo domani. Grazie. Ciao Vito. È bello, questo è emozionante. Sì, sì, sì. Allora, nella realtà, vabbè, la telefonata è durata tanto. Sì, Giulio si ricordava a tratti, poi lui è attratto da tutto quello che è anche horror. Se sì, dire. Come no? Sì, sì, adesso sì, poi sì. Nel racconto questa parte è spiegata. Molti non credono possibile che una persona che abbia delle particolarità cognitive così importanti possa essere autore di un racconto. Nella realtà è ovvio che il racconto, le cui idee sono nate dal dialogo tra il papà e Giulio, è stato poi elaborato, no? Certo, assolutamente. Vogliamo far avere un'idea a chi ci sta ascoltando di come funziona questo sistema. Noi abbiamo avuto adesso l'onore di ricevere un grande contributo da parte di due performers, si dice così, straordinarie, le Karma B, che leggeranno per voi due racconti da Testa di Zucca 2, e uno dei due racconti è proprio il racconto nato dalla fantasia di Giulio Elviri. Andrea, ci aiuti a capire chi sono le Karma B? Abbiamo un piccolissimo video di presentazione. Ciao a tutti, noi siamo le Karma B e siamo due drag queen. Cosa sono le drag queen? Ma è semplice, sono delle creature di fantasia, come i racconti contenuti all'interno di questa raccolta che si chiama Teste di Zucca 2. Dopo il successo del primo volume arriva questa seconda raccolta, dalla quale oggi vi leggeremo due racconti. Siamo molto felici di accettare l'invito di Luisa Di Biagio a nome dell'associazione Cascina Blu, e siamo qui perché ci sono molte cose che ci accomunano, ma la più importante, la più bella secondo noi, è che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di rendere ordinario lo straordinario. Sono meravigliosi. E noi siamo veramente onorati, sì, di aver avuto questo contributo. Sì. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, questo è il momento dei tasti di zucca, è il momento horror. Poi io rubo uno spazietto per ricordare l'importanza dell'educazione affettiva e alla sessualità e all'idea di identità alla quale noi teniamo tanto. Edizioni Creativa / Dissensi è anche la casa editrice che ha pubblicato Neurodiversamanti. Lo voglio dire e lo dico con orgoglio, perché è il primo libro in italiano sulla sessualità e l'autismo. Chiusa la parentesi, poi faremo una trasmissione a parte. Allora, siete pronti per Ammazza Porcelli? Ammazza Porcelli ha fatto ridere tantissimo Filippo quando abbiamo visto il video. Quindi, buona visione, Ammazza Porcelli. Ammazza Porcelli di Giulio Elviri. Giulio ridacchiava contento camminando avanti e indietro con il tablet in mano, come faceva sempre. Dall'altra stanza Edoardo lo sbirciava e scoppiava a ridere ogni volta sfarfallando, eccitato e contentissimo anche lui. I due fratelli si divertivano un mondo. La storia di Ammazza Porcelli faceva davvero ridere. La proposta del papà lo aveva sorpreso. Questo lavoro lo facciamo a scuola, deve aver pensato. Così, all'inizio, dava risposte incerte e senza volerlo si accorse che però quelle sue risposte distratte sortivano un effetto molto gradevole, esilarante. Il primo a lasciarsi andare, come sempre in contatto con quello che sente più di tutti noi messi insieme, era stato Edo.
l'immagine mentale di un gatto che ammazzava i maiali rincorrendoli per tutta la casa deve essere stata strabiliante. Sbottò a ridere così spontaneamente che versò la Coca-Cola sulla tavola, ma rideva di cuore come faceva sempre, in modo così puro che sia il padre che il fratello più grande, Tommaso, non se la sentirono proprio di rimproverarlo. Per Giulio l'astiz del gemello era un'occasione da non lasciare cadere nel vuoto. Così, fiero di essere sulla ribalta, al centro delle attenzioni di tutti, cominciava a dare risposte sensate, o perlomeno, per lui dovevano esserlo. E fu così che il protagonista di questo ipotetico film horror, del quale era chiamato a suggerire la storia, era un gatto di nome Felix. Felix, che viveva vicino alla nuova casa di papà, è un posto bellissimo che lui aveva visitato insieme ai fratelli subito dopo il suo trasferimento. Era un gatto di colonia. Frequentava altri gatti e i suoi bisogni erano assicurati da una gattara, figura nei confronti della quale il ragazzo nutriva rispettosa ammirazione. Ma come tutti i gatti di campagna, Felix godeva anche di un certo grado di libertà e questo gli permetteva di infilarsi anche a casa di chi voleva, inclusa la loro. Di questo Giulio era estremamente felice perché, mentre aveva una certa paura dei cani quando gli arrivavano troppo vicino, amava molto i gatti ed era attratto da loro. Ora, si dava il caso che nella stessa colonia c'era anche un gatto rosso, molto sbruffone, che si vantava di saper graffiare persino i leoni. I leoni? Felix non avrebbe saputo nemmeno dove trovarli, e anche se lo avesse saputo, se ne sarebbe stato alla larga. Ma i maiali li conosceva molto bene e gli stavano particolarmente antipatici. Tanto che, quando guardava i ragazzi alle prese con quel videogioco in cui gli uccelli arrabbiati li tartassano, lui se la godeva. Ecco. A Giulio piacevano anche altre cose. Ad esempio si sentiva grande, adulto, quando, eludendo il controllo di genitori e tate, riusciva a curiosare su YouTube, che sfugge al parental control. Conosceva a memoria gli spezzoni più paurosi delle storie di Stephen King. Adorava la scena del cavallo cannibale dei fratelli Grimm e l'incantevole strega e, cosa ancora più proibita, la trasformazione in mostro del lupo mannaro americano a Londra. Felix era affascinato da tutto questo e Giulio contento del fatto che quel gatto così bello fosse interessato a condividere con lui i suoi interessi. Così come faceva con Edo, condividendo i pensieri senza parlarsi ma agendo come se lo avessero fatto, Giulio era diventato complice di Felix e nella mente immaginava che lui, con le sue zampette, potesse allungarsi fin dentro lo schermo e afferrare proprio dalle mani di Jack l'ascia usata in quella faccenda della luccicanza. In realtà sapeva bene che sarebbe stato necessario andarla a comprare, ma pensiamo tutti che la faccenda dello schermo faccia più ridere. E così, mentre le altre persone sono prese dalle loro cose, Giulio e Edo se la ridono e Giulio sa che anche il fratello probabilmente sa perché. Un gatto mannaro, luccicante, in una Londra che contiene anche la nuova casa di papà, sfreccia per casa come un forsennato saltando ovunque e brandendo un'ascia insanguinata nel tentativo di ammazzare tutti i porcelli. Quali porcelli? Ma è ovvio, tutti! Proprio tutti quelli che scappano da tutte le parti correndo per la casa. Giulio ride soddisfatto e anche Edo è felice. Conoscono bene la differenza tra realtà e fantasia, ma in nessun modo questo impedisce alla fantasia di rendere la realtà più interessante. E la paura, affrontata così, può essere davvero divertente. Bravissimi. Marco, che pensi? Sei emozionato. Sì. Sono bravissimi loro, bravissimo Giulio e bravissimi noi. Siamo bravissimi. Allora, noi siamo anche noi abbiamo partecipato a questa raccolta di racconti. E ci sono anche alcuni racconti miei. Il secondo racconto è breve, interpretato dalle Karma B, è La Preda.
un pochino più pauroso, più cupo, bravo Filippo, un pochino più horror. Quando vuoi, Andrea. La preda di Luisa Di Biagio. La scena le ricordava terribilmente il momento in cui, nel remake di Ammazza Vampiri, Jerry, che aveva le sembianze affascinanti di Colin Farrell, aveva bloccato il ragazzo all'angolo della piscina. Non c'era scampo o via d'uscita e se la prendeva comoda mentre si avvicinava. Voleva sedurlo, voleva un consenso. Quale migliore riconoscimento di potere? Un ragazzo emarginato, senza amici, senza una famiglia attenta, senza nessuno a cui poter chiedere aiuto. In trappola, in un angolino di piscina con poca acqua. In una casa disabitata, nei sobborghi senza cuore, di una città dormitorio nel deserto. Annientarlo era troppo facile, ma no. Jerry, seppure avanzando senza dare a intendere possibilità di alternative, voleva convincerlo. Quasi ubriacato dal desiderio che per la prima volta percepiva in qualcuno nei suoi confronti, confuso dall'avvenenza di quel mostro feroce che, diceva, gli stava offrendo un dono, il ragazzo si arrendeva quasi ritenendo che quella fosse la cosa migliore che gli fosse capitata. Il vampiro che stava mettendo all'angolo lei quella sera non era bello come Farrell. Le sue braccia, anzi, erano piuttosto magre e ossute, le vene sporgenti e nemmeno il ricordo di bicipiti guizzanti che nel film erano in bella mostra strizzati dentro una maglietta aderente. No, niente sguardo ammaliatore, niente occhi di velluto, niente labbra tirabaci. A parte questo, la scena era del tutto simile. L'angolo di muro alle sue spalle era gelido, come l'autunno che stava arrivando, e quando arrivò a toccarlo, appoggiandovi un giubbettino in finta pelle, troppo leggero per la stagione, un brivido violento le arrivò fino alla base dei capelli e la fece tremare. Era buio, ma la sua pelle, chiara, e i lunghi capelli biondi che le scendevano lisci sulle spalle si vedevano benissimo anche in quel budello di vicoletto nel quale si ritrovava. Ai lati le pareti esterne di due enormi palazzoni del tutto anonimi e dietro la rete che era montata sul muretto si sviluppava il mondo segreto dei cortili interni di chissà quali vite e chissà quali storie. Tutte inaccessibili al momento, o forse per sempre, davanti a lei, passando con lentezza esasperante di fianco a cassonetti dei rifiuti già svuotati e residui di immondizia caduta nell'operazione mai raccolta, il vampiro avanzava, sfiorando il cemento grezzo. Gli occhi grandi di lei, con il trucco solo un pochino sbavato dalla serata al pub, non riuscivano a guardare altrove. Lui era alto, vestito completamente di nero, ma la sua sagoma si distingueva bene contro il riverbero dei lampioni sulla strada, che sembrava adesso così lontano. Non poteva andare da nessuna parte. Sentendosi osservata, già dentro il locale aveva deciso di uscire prima del previsto. Sicura di essere seguita, accelerò il passo e i tacchetti che aveva scelto per quella sera risuonavano amplificati nel silenzio delle strade deserte. Era molto tardi, la città era chiusa come sempre nella notte, non addormentata, semplicemente chiusa. Chiusa nei confronti delle persone, nei confronti delle esigenze degli altri, dei rumori, del movimento, della vita. Come un vecchio disilluso che tiene gli occhi serrati perché non vuole sapere niente di nessuno, arrabbiato perché domani dovrà alzarsi e andare a fare un lavoro che detesta per potersi permettere uno straccio di vita che detesta ancora di più. Sempre più veloce, sempre più facile da notare con tutto quel fracasso degli stivaletti neri di pelle, con la gonna blu elettrico fasciata addosso che, nel muovere le gambe in fretta, si stava alzando sempre di più, e i capelli che dondolavano a ogni passo, quasi un invito, si direbbe. Se si ritenesse che l'abbigliamento possa avere un ruolo nelle aggressioni che le donne subiscono ogni giorno nel mondo. Lei aumentava il passo e lui, senza mollare di un millimetro, le era dietro. Prima di un grande incrocio, con diversi attraversamenti e pochi spazi in cui non essere esposti, lei girò bruscamente dietro un angolo, con una decisione che faceva pensare che conoscesse benissimo la strada. Lui girò subito dopo. Tra due palazzi, nessuna via d'uscita. Il vicolo si allungava un pochino, ma era una trappola senza possibilità di fuga. Sulle labbra ancora tracce di rossetto.
il resto lo aveva lasciato sul bordo del bicchiere ancora su quel bancone. In bocca il sapore di frutta di quel cocktail e il retrogusto metallico della paura di non farcela che le arrivava alle tempie come una frustata sottile. Pensava alla sua mamma, a scene inattese della sua infanzia, a ogni scelta fatta e a come quelle scelte l'avevano portata dove era adesso, in un angolo buio, di un vicolo anonimo, di una metropoli egoista e omertosa, inseguita da un vampiro. Pensava in un momento a tutto e niente, la moltitudine di quei pensieri le si aggrovigliava nella testa in una confusione che non traspariva. Come se una folla di persone volesse raccontare qualcosa e spingesse ammassandosi dietro un vetro. Il vampiro si avvicinava, silenzioso. I denti, adesso, si vedevano bene. Si preparava al pasto e non aveva più bisogno di nascondere la sua natura. Gli occhi rossi, puntati addosso e quella sicurezza che... Sì, quella sì, ricordava Farrell. Veniva verso di lei a portarle un dono. Il dono di smettere di lottare, di abbandonare gli affanni, di affidarsi per sempre all'oblio. Di poter scegliere un padrone che avrebbe sostenuto tutto quel peso al posto suo. Per lei, il dono di azzittire la mente. Non avrebbe più avuto paura, mai più nessun rimorso, nessuna responsabilità, dubbio, niente più angoscia. Lei ripensò alla scena della piscina, a quanto deve essere stato bello potersi abbandonare a quella proposta inesorabile. Essere costretti a un sì che però doveva essere sentito. Per alcuni istanti ne assaporò l'ipotesi. Il respiro di lei accelerava, come pure le movenze del vampiro che adesso le era quasi addosso. Poteva sentirne il respiro vuoto. La caccia era sempre accompagnata da emozioni intense. Predatore e preda, faccia a faccia in un frammento di tempo bloccato. Era quasi una scena d'amore che accompagnava quella scena di morte. Ma così è sempre stato. Quando ti nutri di qualcuno, devi anche amarlo. Altrimenti quello che non ami diventerà parte di ciò che sei. Le mani fredde di lui, con le dita lunghe e le unghie che crescevano mentre le muoveva, le sfiorarono le spalle, scostandole i capelli. Lei avrebbe voluto muoversi, ma resisteva e quel conflitto la faceva vibrare. Chiuse gli occhi, poteva sentire il volto di lui vicino al suo. Non parlava, ma un eco di quella che poteva essere la sua voce in forma di pensiero era come se le accarezzasse i suoi. Se volesse entrare dentro di lei... Prima ancora di quelle zanne appuntite, il cuore accelerava, attacco o fuga, mentre era immobilizzata in una sorta di freezing. Era come un'ipnosi. Lasciati andare! Sembrava le dicesse lui senza parlare, e intanto le labbra sottili e aride si schiudevano rivelando un rosso sorprendente intorno a una gola nera come un pozzo. Lasciati andare! Ripeteva per un istante il desiderio di lei. Oh, come sarebbe bello se fosse come nel film. Sentiva lo zigomo freddo di lui scivolare sulla sua guancia in fiamme e quella bocca ardente di voglia che le si schiudeva sul collo, quasi in un bacio pungente. Le zanne le si infilarono nella pelle e i buchi diventavano sempre più larghi, fino ad aprirsi su tutto il lato e poi fino alla bocca, allargandole le labbra e poi fino alla guancia e alla gola dall'altro lato del collo. La testa roteò all'indietro e quella voragine mostruosa che si mimetizzava tra la mandibola e quelle labbra colorate dal rossetto si spalancava addosso alla faccia sgomenta di lui. Una miriade di tentacoli dentati gli avviluppò la testa per intero e schizzando e sibilando risucchiarono in un attimo l'intero corpo, lasciando cadere a terra i vestiti ormai vuoti. Tanto lenti erano stati i movimenti di lui, tanto rapidi furono quelli di lei. Sì, sarebbe bello potersi abbandonare, dimenticare tutto e lasciarsi andare. E forse un giorno lo farà, pensava, ma non oggi. È bellissimo, è così emozionante. Grazie, grazie, siete state meravigliose. Molto bello. Molto bello. Veramente molto bello. Io sono molto emozionata, siamo in chiusura e... Troppe le emozioni questa sera. Mi sono preparata una frase d'effetto, ma le emozioni sono tante. La dico lo stesso, la diciamo insieme. Da Benevento. Da Benevento. Vi salutiamo sulle note di...
Lo dico io? Sì. Ci siamo. Da Benevento vi salutiamo con la danza delle streghe di Paganini, suonata da Filippo. Di devolvere il 5 per 1000, questa volta noi siamo ospiti e il 5 per 1000 noi vi diciamo di donarlo alla Peter Pan, questa, anche questa rete. Ringraziamo Faccia Vista e ringraziamo ovviamente Edizioni Creativa, la Peter Pan Onlus, gli Angeli di Ninfa, la Radio SP30, Giulia che non è riuscita a collegarsi. Tutti quelli presenti. Tutti presenti e tutti quelli chi ci ha seguito, chi ci segue che hanno creduto e chi ci sostiene. E ci sosterrà. Grazie. 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 Grazie a tutti. Posso fare una risata? Sì. Buona serata. Ciao. Ciao. That's life.